L'arboricoltore si occupa della manutenzione appunto del patrimonio arboreo, soprattutto in contesto urbano. Quindi c'è dietro uno studio, oltre che delle specie, di come poterle preservare in ambiente urbano, che non è come trovarsi in bosco o in foresta. Dipende ogni tipo di pianta e le sue esigenze, è importante conoscerle e poi in base anche al sito in cui si trova e a quello che gli è stato fatto negli anni, capire come poter intervenire per preservarla e poi, se non ci sono le condizioni di sicurezza, abbatterla. È un intervento di particolare importanza e interesse perché è il primo passo di un cammino che sarà lungo, che ci deve portare a rimuovere tutte le piante, anche grandi piante nate sopra le mura in questo periodo. Quella che abbiamo tolto stamani è un abete di un paio di metri e mezzo, ma ci sono decine di altri cipressi, abeti, fichi, ailanto e così via. Il lavoro di tree climber in Italia si sta sviluppando molto, siamo un po' indietro rispetto al resto dell'Europa, diciamo è molto sviluppato nel nord Italia, nel centro e nel sud ci stiamo un po' adeguando, però manca appunto la conoscenza di questo lavoro. A me spesso mi capita di dover spiegare e far vedere le foto di cosa faccio perché non è conosciuto, e certi tipi di interventi come abbattimenti controllati, come i cablaggi, appunto possono essere fatti solo da persone che, oltre che a sapere andare in pianta, sanno come starci in modo sicuro e avere le mani libere per poter operare. Oltre che conoscere le piante e le proprie esigenze, conoscere poi come intervenire, quindi anche poi come fare certi tagli, dove farli, se farli, come mettere un cablaggio in modo corretto o sbagliato. Quindi è molto importante che anche le pubbliche amministrazioni, oltre per fatti di sicurezza, anche per un fatto economico, inizino a guardare a questo tipo di figure professionali. Noi quello che possiamo lo stiamo facendo, portiamo la gente in giro, fotografiamo, rileviamo le carenze, i problemi, le piante che stanno rovinando le mura e speriamo di iniziare a breve un'attività di monitoring sistematico, anche avvalendoci di una recente collaborazione che sta cominciando a essere interessante con il gruppo dei piloti di droni della Protezione Civile, con i quali si sta cercando di costruire un progetto appunto per monitorare costantemente tutto il tratto delle mura e quindi poter confrontare come la situazione si evolve o si degrada purtroppo nel tempo. Grazie Chicago, ho fatto alcuni corsi di formazione che erano necessari per poter appunto fare questo lavoro. E ho già inizio anno aperto la mia ditta che si chiama Arbo Servizi e appunto con questi corsi ho potuto non solo incrementare le mie conoscenze con corsi teorici, ma anche appunto fare corsi per prendere delle abilitazioni che erano necessarie per eseguire alcuni lavori. Finito questo anno proseguirò comunque sempre, oltre che a fare corsi di formazione obbligatori, anche a formazione per quanto riguarda la teoria. Il mio obiettivo poi finale negli anni è fare l'esame da European Tree Worker, che sarebbe l'arboricoltore certificato a livello europeo. In molti stati europei è già obbligatorio per poter lavorare con le amministrazioni pubbliche. In Italia ancora no, però la strada sembra essere quella, quindi ecco, prima o poi, sia per lavorare nel pubblico, quindi per gli appalti pubblici o anche grandi appalti privati, sarà necessario essere certificati.